Eccoci, buonasera, un altro appuntamento con Yoshua, la scena perduta. Questo bel libro parla di un regista israeliano invitato a Santiago de Compostela per una retrospettiva dei suoi film. Il regista ha una sessantina d'anni, è da molti anni che fa film, e la retrospettiva è dedicata ai suoi primi film, ai suoi 6 o 7 film iniziali. Poi è previsto anche un premio. Lui va a questa retrospettiva insieme ad un'attrice che è la protagonista di quasi tutti i suoi primi film. I film sono stati addirittura doppiati in spagnolo. Lui non è che se li ricordi perfettamente, e il fatto che siano doppiati poi non è che aiuti più di tanto, no? Il suo ricordo, no? Però sono i primi film che ha fatto. Questi film, l'ultimo di questo film è stato la causa della rottura con il suo sceneggiatore. Da quel momento lì il suo sceneggiatore, che aveva appunto prodotto le sceneggiature per tutti i precedenti film, non si parlano più, insomma c'è una rottura molto molto grave. Perché? Perché il regista si era rifiutato di girare una scena, la scena finale di uno di questi film. La scena nella quale una donna allatta, offre il proprio seno ad un uomo anziano, che dovrebbe essere il padre, imprigionato, quindi con le mani in catene, seminudo, condannato, e lei per un senso di pietà gli offre il seno per allattarlo a questo affamato. E questa scena è presente in un quadro Caritas Romana, che lui si trova dentro la stanza. E c'è questa no, correlazione tra la scena perduta, che non si è fatta, e questo quadro. Ancora più strana è la storia quando il regista si accorge che lo sceneggiatore con il quale ha rotto era stato in qualche modo lui che aveva creato questa retrospettiva, e aveva invitato un centro cinematografico di Santiago appunto a raccogliere questi film, a doppiarli, farli vedere attraverso appunto questa retrospettiva. Quindi c'è lui dietro questa storia. Questo è un intreccio molto molto strano, no? Il regista partecipa alla retrospettiva, è diciamo una parte iniziale del libro abbastanza lunga, abbastanza, poi in pagina, diciamo una metà circa circa metà di questo libro è dedicato, diciamo, racconta cosa è successo a Santiago de Compostela durante questa retrospettiva, e alcuni dei film che vengono proiettati vengono raccontati, quindi sì. Ci si racconta le emozioni che prova il regista e l'attrice per la visione di questi film, e quindi si racconta la trama dei film, eccetera, eccetera. Alla fine di questa retrospettiva viene dato un premio a questo regista e loro tornano a Gerusalemme. E poi succedono altre cose che io assolutamente non ho intenzione di raccontarvi. Perché è bello questo libro? Perché secondo me vale la pena di leggerlo assolutamente. Primo, perché Yoshua scrive benissimo. È una bella storia, è una storia interessante che si segue con estremo piacere. Le pagine di questa edizione sono circa 360-370. Scritto molto bene, tradotto altrettanto bene. La traduzione è Alessandra Shomroni, che ha tradotto moltissimi libri di Yoshua, quindi diciamo va molto bene. Poi c'è un altro aspetto molto interessante, che è appunto questo intreccio basato su film, sogni, idea, amicizie, inimicizie, insomma molto 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 particolare che attrae. Per non parlare poi del discorso del quadro, perché questa Caritas Romana, che è il titolo del quadro che lui si trova in albergo,
È un'idea che è già stata esplorata da altri pittori, i quali hanno prodotto altri tipi di quadri, diciamo, è un qualche cosa che lo sceneggiatore non conosceva, ma in qualche modo ha voluto esprimere, e non sappiamo bene come è possibile che lui abbia espresso questa idea attraverso appunto una scena di un film, pur non conoscendo il quadro o i quadri di Caritas Romana. C'è un altro aspetto molto ma molto interessante, è che un paio di film di cui si racconta la trama durante la retrospettiva sono, e me ne sono accorto con stupore, sono rielaborazioni molto simili o ispirati a dei racconti che Yoshua ha scritto molti anni prima, che è possibile trovare nel libro dell'Einaudi dove sono stati pubblicati i racconti, no, di Yoshua, e due di questi racconti sono praticamente quelli, anche se naturalmente visti in modo diverso. Quindi, se voi leggete questo libro e non avete letto i racconti, il mio suggerimento ovvio è quello di andarsi a recuperare i racconti e vedere un po' anche le differenze tra lo stile del tempo e lo stile con cui è scritto questo libro. Bellissimo libro. Cosa posso dirvi se non consigliarvi di leggerlo? Ripeto, sia perché è bello in sé, sia perché stabilisce dei collegamenti tra le diverse scritture di Yoshua. Questo libro costa, in questa edizione l'ho pagato 21 euro, è dell'Einaudi, come credo tutti i libri dello Yoshua, e buona lettura. Ecco qua, nuovamente la scena perduta. Arrivederci.